Sentire. Siamo in compagnia di Domenico De Giorgio, Università Cattolica. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. A te Alessandra e a tutti gli ascoltatori. E volevo appunto partire con una valutazione se potrebbero esserci degli effetti negativi sul prezzo del petrolio, perché all'inizio si poteva dire anche leggero calo, adesso però non è proprio leggerissimo. Guarda Alessandra, come sempre bisogna distinguere la pubblicità dalla realtà. In un contesto come quello attuale, il blocco del canale di Suez non risulta di particolare, come dire, criticità, almeno per quanto riguarda il petrolio come materia grezza, se non altro perché esiste una conduttura di tubi che si chiama SUMED ed è una pipeline che diciamo consentirebbe, consente in condizioni anche normali, quindi quando i vascelli carichi di petrolio saudita, iracheno, kuwaitiano, attraversano normalmente il Mar Rosso e il canale di Suez, e consente in ogni caso ad altri vascelli di attraccare ad un porto sempre egiziano che precede il canale di Suez per scaricare il loro petrolio e mandarlo poi direttamente nel Mar Mediterraneo, dove esiste un ulteriore terminale che consente ad altri vascelli più piccolini di rifornirsi da questo terminale per portare il petrolio a destinazione. Quindi diciamo che questa interruzione in buona sostanza non ha nessun impatto sulle catene di fornitura a medio termine del petrolio. Nel brevissimo termine, invece, impatta nettamente di più sui carburanti e sui prodotti, come dire, trasformati, i quali non sono trasferibili attraverso conduttura terrestre. Quindi, se uno proprio volesse fare un'analisi puntuale, dovrebbe dire che il canale di Suez è indifferente, se permane per breve termine, al prezzo del petrolio, mentre è bullish per i prodotti finiti e raffinati. Però purtroppo la narrativa dominante vuole che tutte le cose debbano essere sempre, come dire, bullish, e ieri il petrolio si è mosso in maniera completamente asincrona con i fondamentali, con quel più 5% che è stato prontamente cancellato oggi, perché non c'era motivo che accadesse, evidentemente. Per quanto invece riguarda più in generale, ecco, quello sì, le catene di fornitura dei prodotti invece finiti o semilavorati di natura non energetica che si trovano invece incasellati in questa serie, a questo punto molto lunga, di container, di navi portacontainer lungo da una parte e dall'altra il canale di Suez, ecco, quello inizia ad essere un bel problemuccio, specialmente per quanto riguarda le componenti tecnologiche che da un bel po' di tempo oramai sono in ristretta offerta disponibili sul mercato. Parlo in particolare di tutta la vasta serie dei cosiddetti microchip, i quali in effetti avevano già delle traiettorie di poca offerta e quindi scarsa disponibilità sul mercato prima di questo inconveniente. Ecco, adesso le cose potranno soltanto peggiorare, perché i tempi si allungano e quindi in un contesto in cui prodotti che non c'entrano nulla con l'energia, ma hanno a che fare più che altro col settore tecnologico in generale, l'automotive, prodotti multimediali e via discorrendo, ecco lì il rischio è quello di creare un bottleneck e quindi un allungamento della catena di fornitura piuttosto brutto, il che ha conseguenze sui prezzi al dettaglio, sulla disponibilità di beni finiti. Per esempio, leggevo che alcuni dispositivi, alcune console di gioco negli Stati Uniti, vuoi perché sulla costa occidentale, quindi Los Angeles e il suo porto, c'è un problema di container che scarseggiano, vuoi perché da questa parte dell'Atlantico a questo punto le rotte commerciali vengono allungato ulteriormente per via di questo problema sul canale di Suez, alcune console di gioco, per esempio, sono consegnabili solo dopo giugno
il che la dice lunga su quale sia come dire, il traffico che si sta creando a valle delle catene di trasporto e di logistica internazionale in questo momento. Ecco, volevo anche chiedere per quale motivo questo calo oggi stiamo vedendo, comunque ormai da 3 giorni tantissima volatilità, tanto recupero e poi allo stesso tempo tanti cali. La domanda dovreste farla all'OPEC, perché non c'era. La domanda buona da fare è perché il petrolio è andato a 65, non perché si trovi a 57. Il petrolio non doveva mai andare a 65 e ci è andato perché l'OPEC, l'Arabia Saudita in particolare, sono avidi. Essendo avidi e quindi volendo massimizzare quella che si chiama windfall, no? Quella situazione di inattesa copiosità o di inattesa ricchezza che può derivare da una certa operazione, ecco, purtroppo i sauditi hanno questo vizietto, sono la fonte endogena di volatilità al prezzo del petrolio di gran lunga prevalente, e non lo dico io. Ci sono diversi modelli di tipo econometrico, uno in particolare della Federal Reserve Bank di New York, che attribuisce la prevalente parte della volatilità dei prezzi del Brent sui mercati internazionali proprio alle dinamiche dell'offerta, che guarda caso sono in mano all'OPEC. Quindi questa domanda è mal posta, nel senso che va posta all'OPEC e non. Che se il prezzo stia a 58, 60, 55 era completamente nelle carte, ecco che andasse a 70 il Brent proprio no. Quindi purtroppo chi è causa del suo male pianga se stesso, mi verrebbe da dire. Quindi, giusto per riassumere, quali rimangono i driver principali per quanto concerne ecco, il petrolio? Sarà la distribuzione dei vaccini, la campagna vaccinale, l'OPEC, gli Stati Uniti, Biden, nuovo piano, nuovi focus naturalmente verso l'energia green. Chi è il fattore principale? Ma anche poi dove è sparita la Cina come fattore principale, in quanto uno degli importatori più importanti. Bisognerebbe che venissi seguito più attentamente su Twitter, perché io è da gennaio che vado dicendo che la Cina ha, come dire, esaurito la sua forza di essere il mercato di stocking prevalente. Durante il 2020 la Cina aveva fatto la parte del leone comprando giustamente petrolio prevalentemente per fini strategici, non per consumo corrente e trasformazione. Essendo il prezzo andato a 70 dollari, 60 dollari, ovviamente le riserve strategiche hanno smesso di venire accumulate, ed anzi, in questo frangente, sia la Cina che anche l'India stanno impiegando le riserve, parte di riserve strategiche, che peraltro è quello che vorrebbe facessero, secondo desiderata, i principali attori dell'OPEC. Cioè, l'OPEC sta facendo quello che sta facendo proprio perché le scorte vengano utilizzate, no? E regrediscano verso quella fantomatica media a 5 anni di cui essi parlano. E il problema qual è? Che se la Cina smette di comprare, la domanda altrove non ce n'è, e quindi i prezzi crollano, cosa che è successa. Ma questa è come dire, era scritta nella roccia questa traiettoria dei prezzi, quindi non, io non sono un veggente, ma l'avevo detto 2 mesi fa e mezzo circa, puntualmente si è avverato. Il driver di medio termine è senz'altro la ripresa di una domanda strutturale dal punto di vista dell'automotive e dell'aviotrasporto, che crucialmente dipende dai vaccini, quindi anche lì. Questi stop and go sui vaccini sicuramente bene non fanno al mood, all'atteggiamento degli operatori finanziari sul mercato dei futures sul greggio. Tutto il resto, Biden, la green transition, sono cose di lungo termine, per cui non hanno alcun impatto sulle dinamiche correnti, diciamo così.
Allora, intanto parlando della campagna vaccinale e soprattutto l'importanza della campagna vaccinale un po' per tutti i tipi di asset classes, ma soprattutto per il recupero economico, ricordiamo a tutti che oggi 25 marzo e domani si terrà il Consiglio europeo con la partecipazione del Premier italiano, naturalmente Mario Draghi. Nella mattinata di oggi i lavori si sono concentrati sulla risposta UE al Covid e sull'export dei vaccini, in particolare verso il Regno Unito, dopo la pace raggiunta nella serata di mercoledì tra Bruxelles e Londra. In serata prevista una sessione speciale sulla cooperazione con gli Stati Uniti, con il presidente Joe Biden. L'ipotesi è di un trasferimento all'UE del surplus dei vaccini americani, bloccati dai NAS dei lotti AstraZeneca diretti da Anagni al Belgio. In Germania, intanto, la cancelliera Angela Merkel revoca il lockdown rafforzato a Pasqua. Questi sono naturalmente gli ultimi aggiornamenti. Volevamo capire se si potrà trovare una soluzione finalmente per quanto concerne la campagna vaccinale, perché naturalmente è il tema principale, anche se non vogliamo lo sia. Lo è, quello è senz'altro il driver fondamentale. In particolare, giustamente, essendo l'Europa in una condizione di completa poca chiarezza da questo punto di vista, non mi sorprende che la decisione, posso dire questo, che l'elemento di ulteriore grande confusione che si è aggiunto a questo tema dei vaccini, guarda caso, è di poche ore fa. Un importante polo di produzione di vaccini indiano, che fornisce Eh sì. vaccini al mondo, sia entro lo schema COVAX, quindi le forniture che vanno ai paesi poveri, mettiamola così, non me ne vogliono gli ascoltatori, sia forniture che invece le case farmaceutiche Astra, Pfizer producono per il resto del mondo, fuori dagli Stati Uniti, quindi per tutti i mercati. Ecco, queste forniture l'India le ha requisite. Le ha requisite perché l'India, a sua volta, un po' come fa l'Italia quando minaccia di requisire le forniture AstraZeneca prodotte sul territorio italiano ma destinate ad altri mercati, ecco, l'India dice la stessa cosa. Purtroppo l'India ha qualche miliardo di abitanti in più dell'Europa stessa, e questo fallout, questa brutta notizia che è arrivata 5 ore fa, praticamente ha distrutto l'andamento delle quotazioni del greggio e fatto andare, vedo, i futures statunitensi hanno perso un punto, erano circa più 0,40, adesso non meno 0,60, proprio su questa notizia. Quindi purtroppo, che se ne voglia parlare o meno, i vaccini sono il tema, non c'è altro cui parlare da qui a quando non saremo tutti vaccinati. Da questa cosa dipende tutto. Intanto volevo capire anche, siccome la decisione di Draghi, in questo caso ovviamente bloccati dai NAS, i lotti AstraZeneca diretti da Anagni al Belgio. Adesso spero di aver pronunciato bene, ovviamente, la città italiana, però volevamo capire se è una decisione corretta o meno, nel senso che comunque AstraZeneca non ha rispettato i contratti e così facendo naturalmente ha danneggiato la campagna vaccinale non solo in Italia ma in Europa in generale, tanto che proprio qualche ora fa abbiamo sentito anche fonti dell'UE che i leader europei nel frattempo di questo Consiglio europeo di cui stiamo parlando hanno deciso che sono pronti, anzi si sono detti pronti di intervenire e intraprendere azioni legali. Quindi cerchiamo di capire se questa decisione alla fine da parte dell'Italia è così sbagliata. Ah, Alexandra, il problema è che potrei rispondere, è il mercato globalizzato, bellezza. Purtroppo, quando strategicamente si decide di non avere, per motivi, n motivi, delle capacità produttive di farmaci,
perché le si è terziarizzate laddove costano meno, in un momento in cui tutti hanno bisogno dello stesso identico bene, prevalgono ovviamente delle logiche di non collaborazione. Il dilemma del prigioniero nella teoria dei giochi ce lo insegna, cioè la possibilità di deflettere da accordi presi per massimizzare quella che è l'utilità di uno dei due attori al gioco produce uno svantaggio per tutti. In questo caso il 5% di perdita di valore delle quotazioni dei futures sul greggio ci mostra chiaramente che la scelta vincente per l'India di trattenere per sé l'equivalente di tutte le dosi AstraZeneca sinora fornite a tutta l'Europa da quando è iniziata la campagna vaccinale dalla AstraZeneca stessa, e non è sicuramente una situazione vantaggiosa per l'Europa. Però lì c'è un polo di produzione vaccinale che da solo vale quanto tutte le dosi sino ad ora erogate di questo vaccino su tutto il territorio europeo. Quindi capisci che se ciascuno trattiene per sé le proprie quote di vaccino, avremo delle situazioni di enorme surplus, come si sta realizzando negli Stati Uniti, e delle altre dove non c'è vaccino. Ecco, quindi... da un punto di vista sistemico si creano delle sacche, delle bolle, che non consentono il fluire ordinato né delle merci né dei servizi. Ed il petrolio, che è un bene globale per definizione, mostra chiarissimamente che avere l'Inghilterra fully vaccinated e l'Europa no, net-net produce un crollo del petrolio, non un aumento del suo valore. Quindi qui dobbiamo andare tutti avanti in maniera il più uniforme possibile, senza questi scatti che però inevitabilmente esistono, perché i territori geograficamente sono dotati alcuni di ottimi siti produttivi e di tanti vaccini, altri né di siti produttivi o né di vaccini. Questo è molto complesso da un punto di vista planetario da gestire, eh? Non sto dicendo che sia facile, però questa è la situazione. Sì, quindi comunque possiamo attenderci anche un aiuto da parte degli Stati Uniti? Lo vorrei sperare. A questo punto loro hanno fatto evidentemente incetta dei vaccini, financo eccedendo le loro necessità. Pensa che al momento l'approvazione da parte della FDA del nostro AstraZeneca è ancora sospesa, e quando mai dovesse arrivare, AstraZeneca sarà utilizzato solo come vaccino d'emergenza, un po' come vorremmo fare noi con lo Sputnik. Questo perché sul territorio statunitense esistono i siti produttivi dei due vaccini di cui, guarda caso, non si dice nulla di cattivo, cioè Moderna e Pfizer, perché quelli sono stati utilizzati da Israele e soprattutto dagli Stati Uniti in via preferenziale in quei territori che geograficamente potevano avvantaggiarsene per tutte le motivazioni che abbiamo descritto. Quindi sì, un po' di solidarietà non farebbe male, ma soprattutto eviterei di fare la corsa al piccolo protezionista, perché poi c'è un protezionista più grande di te che ti causa un danno superiore al beneficio che tu hai ottenuto trattenendo la tua piccola parte di dosi. È un gioco complesso. Sì, infatti un argomento molto interessante, poi ci tenevo però a ribadire, che quando le persone dicono che l'Europa in realtà non ha fatto nulla per la produzione di un vaccino, ricordiamo sempre che il vaccino Pfizer, che lo produce Pfizer, ma sulla tecnologia di BioNTech, che è una società tedesca, il governo tedesco ha investito circa 400 milioni, potrei sbagliarmi il numero, però comunque sto andando proprio a memoria, quindi non vorrei citare un numero sbagliato, però comunque il governo tedesco ha investito una somma piuttosto significativa. Noi ne parleremo ancora dei vaccini, la distribuzione è molto interessante, ma in questi ultimi due minuti vorrei rispondere ai suoi follower su Twitter sul natural gas. Che cosa voleva dirci lei sul natural gas? Sul gas naturale. Ah, beh, certo. Sul intanto metano, lo sto mostrando velocemente, questi naturalmente sono i futures. In forte rialzo addirittura, 2,24%. Questo rialzo è grazie ai fondamentali?
Ah beh, diciamo che questo rialzo si sta, come dire, inserendo in una logica della transizione stagionale. Purtroppo il metano vive di logiche completamente diverse da quelle del petrolio, ovviamente. La stagione estiva inizia ad essere un pochino, come dire, fattorizzata nei prezzi e quindi il tracollo che c'è stato, ricordiamo che il prezzo del metano arrivava da 3 dollari alla British Thermal Unit non più tardi di un mese e mezzo fa, è arrivato a valere 2 dollari e 42, quindi un crollo del 25% abbondante nel giro di un mese. Sta recuperichiando qualcosa. In questo momento, come dire, è una fase un po' transitoria fino all'avvio dell'estate, quindi i prezzi del metano effettivamente rappresentano un microcosmo ancora poco internazionalizzato, sebbene lo siano di più di quanto non fosse il caso solo 2 o 3 anni, come il petrolio, anche di gas metano liquefatto. Gli Stati Uniti sono fatti esportatori e non piccoli nell'arco degli scorsi 3 anni, però purtroppo il metano vive molto più che del petrolio delle condizioni meteo statunitensi, per cui senza una buona comprensione di quello che accade al meteo negli Stati Uniti, non si riesce a comprendere questa materia prima, in effetti. Ok, ottimo, grazie mille. Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi, buon proseguimento. A voi, buon lavoro.